amministrativi. Insomma, anche gli attuali 15 municipi dovrebbero diventare comuni autonomi veri e propri, inseriti con gli altri comuni della ex provincia di Roma in una regione capitale, che ha poteri legislativi e di coordinamento degno di un complesso tessuto metropolitano. Abbiamo detto della regione Lazio, e Tocci accende per comprendere appunto quali sarebbero i vantaggi immediati di una tale semplificazione istituzionale. Tocci accende un faro, questa è una cosa molto interessante che fa Tocci, naturalmente lo fa perché ha una grande esperienza, è stato assessore, vice sindaco e assessore, sull'anomalia delle municipalizzate. Qui bisogna essere chiari. Oggi infatti il Comune di Roma è allo stesso tempo proprietario e cliente delle società che erogano i servizi, trasporti, acqua, luce, raccolta rifiuti, con un evidente e permanente conflitto di interessi. Scrive dunque Tocci: se il Comune penalizza AMA o ATAC per le carenze del servizio, finisce per creare un debito che poi si carica sul bilancio del Comune stesso. Oppure, se aumentano gli investimenti per la qualità del servizio, diminuiscono i dividendi per l'azionista, cioè lo stesso comune. Invece nel nuovo assetto i comuni, sia quelli dell'Interland sia gli ex municipi, diventano titolari del contratto di servizio e del relativo finanziamento. Pagano l'ATAC e l'AMA solo se l'autobus rispetta le frequenze stabilite e la pulizia della strada è davvero effettuata, perché i comuni rappresentano le prerogative dei cittadini, non gli interessi degli azionisti. Dall'albero genealogico del PD, Walter Tocci salva solo Marco Causi, il vice sindaco dimissionario mandato al capezzale di Marino, l'unico che a suo tempo si oppose al penoso patto della Pagliata che il sindaco Alemanno celebrò con Bossi e la Polverini in una ridicola performance culinaria davanti a Montecitorio. Decisero di modificare il contributo dello Stato cancellando la voce investimenti prevista dalla legge 396, stornando tutti gli investimenti per la spesa corrente. Pensate un po'. Dunque, mentre Milano otteneva i fondi per la quinta linea della metro e Napoli realizzava la più potente cura del ferro italiana, a Roma si diceva che lo Stato non aveva più risorse per i tram, mentre Alemanno sperperava i soldi nelle varie parentopoli. Sui tempi dell'azzeramento del Campidoglio Tocci non si fa illusioni. Lui al Senato ci ha provato con il collega Raffaele Ranucci a dare il primo colpo, ma l'emendamento che prevede, quello di cui parlavamo prima, la riduzione delle regioni da 20 a 12, la dodicesima sarebbe la regione capitale, è stato neutralizzato dal governo. I senatori delle piccole regioni erano già in rivolta, che lo ha praticamente espunto dalla riforma del bicameralismo. Così per la prossima riforma costituzionale, che riduce il numero delle regioni, se ne riparla nel migliore dei casi a fine 2016, quando il Campidoglio avrà presumibilmente un sindaco nuovo. Vecchi invece saranno gli attrezzi del mestiere del primo cittadino per affrontare la quotidiana emergenza capitale. E adesso alleggeriamo un po' l'argomento, gli argomenti insomma che abbiamo affrontato, con un argomento più distensivo, quello della recensione del film Mustang, il film di questa settimana che sono andato a vedere sempre con la mia signora, è Mustang, opera prima della regista turca residente a Parigi. Fa bene a risiedere a Parigi, perché potrebbe far ben poco in Turchia. Deniz Gamze Ergüven, il film è stato scelto per rappresentare la Francia agli Oscar del 2015. Siamo in un villaggio turco lungo le coste del Mar Nero, è l'ultimo giorno di scuola per Lale e le sue sorelle maggiori, Nur, Ece, Selma e Sonay. C'è aria di gioia e grande euforia,
Ma Lale, la più piccola delle sorelle, è triste perché l'insegnante, a cui lei è evidentemente molto affezionata, non tornerà l'anno successivo. Andrà ad insegnare ad Istanbul. Per festeggiare la fine dell'anno scolastico, le sorelle corrono in spiaggia con un gruppo di amici di scuola e lì si lanciano allegre e spensierate a giocare in acqua e a fare battaglie in mare, completamente vestite a cavalcioni sulle spalle dei ragazzi. È l'ultimo momento di innocente serenità. Qualcuno però vede le ragazze e immediatamente riferisce alla famiglia questo comportamento giudicato sconveniente, immorale. Scoppia lo scandalo. La nonna e lo zio, che si prendono cura delle ragazze da quando sono rimaste orfane, intervengono immediatamente. La nonna le punisce dandogliele di santa ragione e togliendo loro il telefono, il computer, i simboli di libertà, modernità, contatto col mondo esterno. Ma la punizione più dura arriva dallo zio padrone, che decide di recluderle in casa. Insieme a nonna e zio incominciano anche a cercare, per le più grandi delle sorelle, dei pretendenti per matrimoni combinati, come si usa in queste parti, diciamo, non urbanizzate della grande Turchia. In questo modo la famiglia potrà riconquistare l'onorabilità perduta. La casa si trasforma gradualmente in una prigione, il mondo delle ragazze si restringe, l'orizzonte da guardare, spiare, diventa limitato, il cortile, la strada, sotto casa o le finestre di fronte. Le ragazze sono costrette ad indossare abiti che mortificano il loro aspetto, fanno in casa corsi di cucina per diventare mogli premurose, devono presentare certificazioni di verginità ai futuri mariti, nonostante subiscano abusi da parte quasi tutte le notti da parte dello zio. L'unica cosa che non conta, non interessa, sono i loro sentimenti. Ognuna reagisce a suo modo a questa dura situazione, adattandosi, piegandosi o subendo con esiti drammatici, purtroppo. Lale, che è la più piccola e anche la più ribelle, si rende conto che quello che devono subire le sorelle è anche il suo futuro, il suo destino, e decide che non vuole sottostarvi. Dopo vari tentativi riesce a convincere l'ultima sorella, non ancora andata in sposa, a fuggire ad Istanbul, la grande città lontana e mitizzata, dove poté tentare un riscatto e sperare in una vita diversa. Un punto di riferimento c'è già ed è pronta ad accoglierle. È l'ex insegnante. Mustang è chiaramente un film di denuncia sulla condizione femminile nella Turchia di oggi, dove specialmente nei piccoli centri, lontani dalle grandi aree urbane, la religione influenza più fortemente la libertà delle donne, incatenandole a regole oppressive, dove la società patriarcale e i codici d'onore costringono le donne a vivere in una dimensione tragicamente fuori del tempo. Il film mette in evidenza il contrasto tra la Turchia delle grandi città, Istanbul, Ankara, proiettate verso la modernità, il progresso, e la Turchia profonda delle aree rurali, arretrate, ancora fortemente ancorate al passato, dove il controllo familiare e sociale sulla donna è molto molto pesante. E diciamo che poi alla fine è anche questa Turchia che ha dato la vittoria a Erdogan. C'è naturalmente una denuncia della cultura maschilista più retriva, ma non a priori di tutti gli uomini, e questa appare nel film, infatti, attraverso un giovane. Le sorelle riescono ad arrivare ad Istanbul grazie all'aiuto di un giovane camionista del villaggio che conosce le ragazze e sembra comprendere il loro dramma. Tutto ciò a sottolineare la speranza di un diverso futuro per il rapporto tra uomini e donne. Nel film è descritta con sensibilità la diversa psicologia delle ragazze, i loro caratteri, le differenti reazioni alla violenza
cui sono sottoposte, neanche esplorato l'universo adolescenziale femminile, la consapevolezza dei cambiamenti fisici, il sorgere del desiderio, la voglia di scoperte che spinge alla ribellione. Il titolo del film Mustang appare dunque appropriato. Le ragazze sono troppo energiche e vitali e vanno quindi domate, proprio come i puledri selvaggi. Mustang, i famosi puledri Mustang, noti per la loro fierezza e indipendenza. È un bel film, raccontato fin dall'inizio dal punto di vista di Lale, la sorella minore. Un film non di sola denuncia, ma una storia intensa che emoziona e coinvolge, che inizia e termina con un'immagine legata alla scuola e agli insegnanti, a sottolineare quanto possa essere importante il ruolo della scuola nella formazione dei giovani e nel superamento dei limiti culturali, e questo certo in qualsiasi società, non solo in quella turca. Ecco, questo è un film che vi consiglio vivamente di andare a vedere. È un film veramente molto 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 bello, è un film di una donna, quindi con la sensibilità che ha avuto per queste cinque ragazze, per la storia di queste cinque ragazze. Quindi adesso concludiamo questa nostra trasmissione, con questa nostra maratona che oggi ha tentato di stare in orario, diciamo così, non splafonare come generalmente facciamo. Siamo stati sintetici, vero Marco? Ci abbiamo provato. Sì. Direi che fosse una maratona sarebbe il record mondiale, perché non abbiamo raggiunto le due ore. giusto. E allora adesso ci gustiamo l'ultima canzone di Leon Cohen, You Got Me Singing. Naturalmente vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra coraggiosa presenza, diciamo, la vostra attenzione. In questa settimana devo dire, tra l'altro, che abbiamo avuto un successo, non mi voglio allargare né entusiasmare eccessivamente, ma insomma un bel numero di spettatori, di ascoltatori, e quindi ringraziamo loro, ringraziamo i prossimi che anticipatamente verranno ad ascoltarci, e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Marco? Diciamo, ci auguriamo che gli spettatori siano sempre di più, così magari un giorno potremo avere uno sponsor e anche noi sponsorizzare per esempio il cacao meravigliato. Bene, vai con la canzone. Singing, singing the hallelujah hymn.